Amen. Gloria al nome del Signore. Vogliamo, fratelli e sorelle, adesso aprire le nostre Bibbie al Salmo 106. Potete stare comodi, è un salmo lungo, preferisco che magari lo si segua con attenzione, essendo anche così comodi. In modo particolare il verso sulla quale ci soffermeremo è il verso 21, però è necessario e importante leggere un po' tutto il Salmo, tutto il contesto. Alleluia, celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Chi può raccontare le gesta del Signore o proclamare tutta la sua lode? Beati coloro che osservano ciò che è prescritto, che fanno ciò che è giusto in ogni tempo. O Signore, ricordati di me quando usi benevolenza verso il tuo popolo, visitami quando lo salverai. Perché io veda la felicità dei tuoi eletti, mi rallegri della gioia della tua nazione ed esulti con la tua eredità. Noi e i nostri padri abbiamo peccato, abbiamo mancato, abbiamo fatto il male. I nostri padri in Egitto non compresero i tuoi prodigi, non ricordarono le tue numerose benedizioni e si ribellarono presso il mare, il Mar Rosso. Ma egli li salvò per amore del suo nome, per far conoscere la sua potenza. Sgridò il Mar Rosso ed esso si prosciugò. Li guidò attraverso gli abissi marini, come attraverso un deserto. Li salvò dalla mano di chi li odiava e li riscattò dalla mano del nemico. Le acque ricoprirono i loro avversari, non ne scampò neppure uno. Allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode. Ben presto si dimenticarono le sue opere, non aspettarono fiduciosi l'adempimento del suo piano, ma nel deserto furono presi da cupidigia e tentarono Dio nella solitudine, ed egli diede loro quanto chiedevano, ma provocò in loro un morbo consumante. Divennero invidiosi di Mosè nell'accampamento e di Aaron, il santo del Signore. La terra si aprì, inghiottì Datan e seppellì il gruppo di Abiram. Un fuoco divampò nella loro assemblea, la fiamma consumò gli empi. Fecero un vitello in Horeb e adorarono un'immagine di metallo fuso. Così sostituirono la gloria di Dio con la figura di un bue che mangia l'erba. Dimenticarono Dio, loro Salvatore, che aveva fatto cose grandi in Egitto, cose meravigliose nel paese di Cam, cose tremende sul Mar Rosso. Egli parlò di sterminarli, tuttavia Mosè, suo eletto, stette sulla breccia davanti a lui per impedire all'ira sua di distruggerli. Disprezzarono il paese delizioso, non credettero alla sua parola, mormorarono sotto le loro tende e non ascoltarono la voce del Signore. Perciò egli alzò la mano su di loro, giurando di abbatterli nel deserto, di far perire i loro discendenti fra le nazioni e di disperderli per tutti i paesi. Si misero sotto il giogo di Baal Peor e mangiarono i sacrifici dei morti. Irritarono Dio con le loro azioni e una pestilenza scoppiò tra loro. Ma Phinehas si alzò, fece giustizia e il flagello cessò. E ciò gli fu messo in conto come giustizio di generazione in generazione per sempre. Lo provocarono presso le acque di Meriba e ne venne del male a Mosè per causa loro, perché inasprirono il suo spirito ed egli parlò senza riflettere. Essi non distrussero i popoli come il Signore aveva loro comandato, ma si mescolarono con le nazioni e impararono le loro opere, servirono i loro idoli e divennero un laccio per essi. Sacrificarono i propri figli e le proprie figlie ai demoni e sparsero il sangue innocente, il sangue dei propri figli e delle proprie figlie che sacrificarono
agli idoli di Canaan e il paese fu profanato dal sangue versato. Essi si contaminarono con le loro opere e si prostituirono con i loro atti. L'ira del Signore si accese contro il suo popolo ed egli prese in abominio la sua eredità. Li diede nelle mani delle nazioni e furono dominati da quanti li odiavano. I loro nemici li oppressero e furono umiliati sotto la loro mano. Molte volte li liberò, ma essi si ostinavano a ribellarsi e si rovinavano per la loro iniquità. Tuttavia volse a loro lo sguardo quando furono in angoscia, quando udì il loro grido. Si ricordò del suo patto con loro e nella sua grande misericordia si pentì. Fece sì che avessero compassione di loro tutti quelli che li avevano deportati. Salvaci, o Signore, Dio nostro, e raccoglici tra le nazioni, perché celebriamo il tuo santo nome e troviamo la nostra gloria nel lodarti. Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, di eternità in eternità, e tutto il popolo dica Amen. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Dimenticarono Dio, loro Salvatore, che aveva fatto cose grandi in Egitto. Ho voluto leggere tutto questo Salmo perché in un modo molto bello fa una panoramica della storia del popolo di Israele. E ci sono due costanti che voglio sottolineare e che diventeranno l'oggetto della nostra meditazione questa mattina. Le due costanti sono queste: una che procede dal Signore ed è la sua mano su questo popolo. Il Signore operò tantissimi prodigi. Il proposito di Dio fu quello, sin dall'inizio, di salvare questo popolo dalle mani di colui che li angariava con la schiavitù. E il Signore provvide sempre a liberare questo popolo, lo circondò con le sue benedizioni e il Signore costantemente provvide per loro ogni volta un rimedio per poter uscire da quelle drammatiche situazioni che loro si cacciarono a motivo appunto delle loro iniquità, dei loro peccati. E se da un lato abbiamo questa costante, il meraviglioso proposito di Dio, quello di aiutare, di salvare questo popolo, ahimè, dall'altro abbiamo, e questo Salmo lo ricorda con sufficienza insistenza, che questo popolo dimenticò spesso tutto quello che il Signore aveva fatto, tutto quello che il Signore aveva operato per la loro salvezza, per la loro benedizione. E abbiamo letto al verso 13: ben presto dimenticarono le sue opere, non aspettarono fiduciosi l'adempimento del suo piano. Dio per loro aveva previsto un piano glorioso, meraviglioso, un piano che li avrebbe portati ad essere il popolo che nel corso dei secoli del tempo avrebbe dovuto rendere la testimonianza a tutte le altre nazioni, a tutti gli altri popoli, che c'era un Dio, un solo Dio, l'unico vero Dio, creatore di ogni cosa, alla quale tutti gli uomini potevano umiliarsi e sottomettersi. Ma ancora al verso 21, ahimè, c'è questa terribile affermazione: dimenticarono Dio, loro Salvatore, che aveva fatto cose grandi in Egitto. E noi, cari in Cristo, riconosciamo quanto bene il Signore ha fatto nella nostra vita, vero? Per riconoscerlo abbiamo bisogno un attimo di fermarci, perché il tram tram di questa vita, il correre in questa vita, a volte non ci permette davvero di ricordare pienamente quello che il Signore ha fatto per noi.
Anima mia, benedici l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Sono innumerevoli i benefici che il Signore ha fatto all'anima nostra. E sapete, io sono consapevole che non ricordo tutti i benefici del Signore, perché sono tanti, sono innumerevoli e alcuni neanche li conosco, ma il Signore ha operato nonostante quello che io sono, quello che io ero. Ma ci sono alcuni benefici, alcune benedizioni che non possiamo dimenticare, non vogliamo dimenticare e non dobbiamo dimenticare, fratelli e sorelle. Il Signore vuole che non dimentichiamo il suo amore, il suo proposito, quello di darci un futuro, un avvenire eterno. Il Signore è colui che ha combattuto per noi, il Signore è colui che ha mandato il suo unigenito figlio a morire sulla croce per i nostri peccati. Ma il pericolo per la quale noi questa mattina vogliamo così rivolgerci al Signore e chiedergli a Lui, Signore, davvero fa che io non dimentichi, perché dimenticare quello che il Signore ha fatto e sta facendo nella nostra vita potrebbe procurare dei danni molto gravi. E vedete cosa accadrà a questo popolo? Abbiamo letto che nel verso 13 ben presto dimenticarono le sue opere e nel verso 21 dimenticarono Dio loro Salvatore. Arrivarono non solo a dimenticare quello che Dio aveva fatto, ma addirittura a dimenticare Dio stesso. E questo atteggiamento, questo sentimento portò questo popolo, leggo ad esempio nel verso 14, furono presi da cupidigia e tentarono Dio nella solitudine. Al verso 16, divennero invidiosi di Mosè nell'accampamento e anche di Aronne. E poi al verso 19, fecero un vitello, sostituirono la gloria di Dio con un bue che mangiava l'erba. Disprezzarono al verso 24 il paese delizioso, non credettero alla sua parola. E poi ancora al verso 25 mormorarono sotto le loro tende. Al verso 28 mangiarono i sacrifici dei morti. Al verso 29 irritarono Dio con le loro azioni. 32 lo provocarono presso le acque di Meriba. E ancora al verso 34, non distrussero i popoli al quale Dio si era raccomandato invece di distruggere. Verso 35, si mescolarono invece con le nazioni. Verso 36, servirono i loro idoli. 37, sacrificarono i propri figli e le proprie figlie ai demoni. Cose terribili, cose aberranti. Cose che non avrebbero mai dovuto commettere. Ma tutto questo accadde perché dimenticarono. E la parola di Dio ci dice che dimenticarono ben presto quello che il Signore aveva fatto per loro. È davvero molto spiacevole quando abbiamo di fronte a noi delle anime che cercano il Signore e sono interessate ad ascoltare la parola di Dio. Ma poi arrivano le cose della vita, gli impegni, il lavoro, gli hobby, gli interessi della carne. E tutto questo pian piano, sapete, diverse volte ho fatto questa esperienza, pian piano. Vedi che queste anime si lasciano andare nelle passioni di questa vita e poi iniziano a saltare qualche culto, iniziano a non pregare, a non interessarsi più della parola di Dio e pian piano iniziano a dimenticare
quanto Dio li ha amati, quanto Dio li ama e quanto Egli voglia salvarli da questo mondo di perdizione. Il rischio, fratelli e sorelle, è davvero tremendo, perché l'avversario non aspetta altro che il credente, che colui che ha ricevuto la parola di Dio, possa ben presto dimenticare. D'altronde Gesù, quando parlò di quella parabola del cuore e delle diverse tipologie di terreno, in modo particolare parlò di un terreno che veniva seminato, ma quel terreno non poteva recepire perché era stato subito indurito, era diventato, nel gergo dell'agricoltura, una strada, e quindi il seme non poteva prendere radice, non poteva far germogliare la pianticella. E la parola di Dio ci dice che Satana veniva su quella strada e portava via quel seme. Ma c'è anche un altro aspetto del cuore, e cioè di coloro che hanno ricevuto la parola di Dio e qualcosa è germogliato nel loro cuore, si stava sviluppando questa vita, ma poi Gesù dirà le passioni mondane, le cose di questo mondo, l'affanno per le ricchezze terrene, materiali. Sono cresciuti dei rovi, delle spine, che alla fine hanno soffocato questa pianticella, che invece aveva bisogno di rimanere attaccata al Signore, aveva bisogno del santo nutrimento divino. E questi rovi, queste spine, hanno finito per soffocare questa vita. L'appello di questa mattina è un appello a non dimenticare il nostro Dio, il nostro Salvatore. Al verso 10 abbiamo letto: li salvò dalla mano di chi li odiava e li riscattò dalla mano del nemico. Io non voglio dimenticare quello che Gesù ha fatto nella mia vita. Sono stato letteralmente strappato dalle mani di chi mi odiava. Sono stato strappato dalle mani del principe di questo mondo. Sono stato valutato per un carissimo prezzo, il prezzo del sangue dell'unigenito figlio di Dio. Non lo voglio mai dimenticare. E davanti alle situazioni della mia vita, anche quelle più difficili, anche quelle dove magari la sofferenza può prendere per qualche istante il sopravvento, non voglio mai dimenticare quello che Dio ha fatto per me. Non lo dimenticare, fratello. Non dimenticare questo, sorella. Anima cara, non dimenticare. Non c'è nessun altro che ti possa amare come ti ama il tuo Dio. Efesini capitolo 2 verso 13: ma ora in Cristo voi che eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. E ancora sempre nello stesso capitolo, verso 5: anche quando eravate morti nei peccati, ci ha vivificati, il nostro Signore ci ha vivificati con Cristo. E io non voglio dimenticare quello che Dio ha fatto nella mia vita, perché ero lontano da Lui, ma sono stato riconciliato al Signore. Dicevo prima, per poter ricordarci, per poter riflettere su queste cose, è necessario che noi ci fermiamo. Sembra che non ci sia il tempo di fare nulla. C'è un inganno sottile dell'avversario. Viviamo in una generazione che ha fornito all'uomo dispositivi che dovevano così aiutarlo negli sforzi fisici, nei lavori,
e hanno l'intento anche di velocizzare il tempo e quindi il passaggio delle informazioni, la comunicazione. Abbiamo dei dispositivi che un tempo assolutamente, persino noi stessi, alcuni di noi, ricordano che non esistevano e che per poter comunicare con un fratello, con una sorella, con un nostro familiare, non potevamo prendere un oggetto e parlargli così facilmente, comodamente e anche così a costo basso. Però nonostante tutte queste innovazioni, ci rendiamo conto che il tempo, stranamente, invece di recuperarlo, lo perdiamo sempre di più. Il tempo, invece di poterlo gestire nel miglior dei modi, avendo a nostra disposizione degli oggetti che dovrebbero favorire questo, ci ritroviamo invece a correre e a non fermarci mai durante tutto il nostro giorno. È opportuno, fratelli e sorelle, che per non dimenticare il Signore, per non dimenticare quello che Dio ha fatto nella nostra vita, per non dimenticare quello che Dio sta facendo dentro ciascuno di noi, per non dimenticare tutte le sue benedizioni, dovremmo fermarci al Golgota, alla croce, fermarci meditando la sua parola, fermarci inginocchiandoci davanti a Lui, ringraziarlo con tutto il cuore, perché nonostante tutto, forse anche momenti di sofferenza e di prova che stiamo attraversando, noi abbiamo ricevuto in Cristo Gesù la vita eterna. Noi siamo davvero liberi e la verità ci ha resi liberi. E un appello che Gesù farà alla Chiesa nel capitolo 2, verso 5, la Chiesa di Efeso: ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal tuo posto se tu non ti ravvedi. Ricorda. È necessario un passo indietro, a volte è necessario questo, e che sia questa mattina questo momento propizio alla quale possiamo fermarci qualche istante, considerare come stiamo vivendo la nostra vita quotidiana e forse ricordare anche i nostri stessi proponimenti, propositi nei confronti del Signore, quante promesse abbiamo fatto al Signore. Pietro si ricordò, e grazie a Dio per questo, delle parole di Gesù quando sentì per l'ultima volta il gallo cantare. Le cose erano andate esattamente come Gesù aveva detto. E Pietro, un uomo sicuro di sé, un uomo che spesso agiva d'istinto, dovette fermarsi. Si ricordò delle parole di Gesù e pianse amaramente. E Dio lo liberò da quel peso. Dio lo perdonò. Ricordiamoci sempre, fratelli e sorelle, quando forse ci sentiamo nel cuore un gran disagio di non essere considerati da nessuno. Forse quando ci diciamo che la nostra vita non ha alcun valore, che nessuno si interessa di noi, che la nostra vita non ha alcun valore in un mondo pieno di persone e di gente che cerca di autoaffermarsi con ogni mezzo e con ogni modo. Ricordiamoci che noi siamo stati acquistati invece a caro prezzo e che il Signore ci ama di un amore per noi incomprensibile. Siamo preziosi agli occhi del Signore e io voglio ricordarlo all'anima mia. Siamo preziosi appunto da essere considerati come la pupilla dell'occhio di Dio.
da essere considerati la sua proprietà particolare. Siamo così preziosi che anche in un momento di grande caduta il Signore è pronto ad ascoltare il nostro grido ed è pronto a liberarci da ogni terribile situazione. E in ultimo, io non voglio dimenticare che Dio è il mio remuneratore. Dio è il remuneratore di tutti coloro che lo cercano per fede. Ebrei capitolo 6, verso 6. Il Signore non ci lascerà con le mani vuote. Il Signore continuerà a benedire le nostre vite e i nostri cuori. Non dimentichiamolo, fratelli e sorelle, che colui che ha lasciato la sua gloria è venuto sulla terra. Ha sempre le braccia aperte, pronte ad accoglierci. Ma dobbiamo ritornare a Lui con un cuore compunto, con un cuore pentito, con un cuore ravveduto. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle. Egli è il remuneratore di tutti coloro che lo cercano. Dimenticarono, presto dimenticarono. E questa mattina vogliamo rivolgerci al Signore in preghiera e vogliamo dire: Signore, io tutto quello che non voglio fare è proprio questo, dimenticare. Io voglio ricordarmi della Tua grazia, voglio ricordarmi della Tua opera, voglio ricordarmi da quale fango Tu mi hai liberato. Voglio ricordare, Signore, che io non avevo nessun merito, non ero degno di nulla e Tu mi hai onorato facendomi un Tuo figliuolo. Voglio ricordarmi, Signore, di quale grande prezzo Tu mi hai stimato. Voglio ricordarmi, Signore, che il Tuo proposito, nonostante quello che sono, è quello di portarmi in cielo. Voglio ricordarmi, Signore, che noi possiamo essere infedeli, ma Tu rimani fedele in eterno. Gloria al Tuo nome, Signore.